La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. La mia vita è cambiata anche con riferimento alle misure di protezione che si sono estremamente inasprite nei miei confronti. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho, financo vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro. Sono autorizzato a filmare, guarda. Senta, guarda. Sono autorizzato a filmare. Ma che vuole filmare? Corpi mutilati! Corpi mutilati vuole filmare! Non si muove da questo, non è l'arresto. 19 luglio 1992. 57 sono i giorni che separano la strage di Stato di Capaci da Via D'Amelio, dove Paolo Borsellino viene fatto saltare in aria assieme agli agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddy Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Limuli. Cinquantasette giorni di martirio, di corsa contro il tempo per individuare gli assassini del suo amico fraterno. Giovanni Falcone per me rappresentava uno scudo, aveva detto Borsellino alla sua famiglia, consapevole di quello che sarebbe stato il suo destino. 25 giugno 1992, casa Professa, meno di un mese prima della strage annunciata. Nel suo storico intervento Paolo Borsellino dice chiaramente di essere un testimone. Parla del lento e costante isolamento di Falcone e del tradimento di qualche giuda, per poi esporsi in prima persona chiedendo di essere sentito dai magistrati di Caltanissetta che indagano su Capaci. In questo momento, inoltre, oltre che magistrato, io sono testimone. Sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni Falcone, avendo raccolto tante sue confidenze, prima di parlare in pubblico anche delle opinioni, anche delle convinzioni che io mi sono fatte raccogliendo le confidenze di Giovanni Falcone, questi elementi che porto dentro di me, io devo per prima cosa rassemblare all'autorità giudiziaria, che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone. Di che cosa avrebbe parlato? Probabilmente di spunti investigativi, valutazioni e memorie personali. Nessuno però, dalla procura diretta da Giovanni Tinebra in quei lunghi 57 giorni, lo chiamerà mai. 21 maggio 1992, 2 giorni prima della strage di Capaci, Borsellino rilascia un'intervista a 2 giornalisti della TV francese Canal Plus, in cui parla di contatti tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e lo stalliere mafioso di Arcore, Vittorio Mangano. Proprio tra queste centinaia di imputati c'è uno che ci interessa, un tale Vittorio Mangano. Lei l'ha conosciuto? Vittorio Mangano fu indicato sia da Buscetta che da Contorno come uomo d'onore appartenente a Cosa Nostra. Risale invece a qualche anno fa il ritrovamento di appunti di Falcone su un'audizione del pentito Francesco Marino Mannoia. Su carta si legge: Cinà in buoni rapporti con Berlusconi. Berlusconi dà 20 milioni a Igrado e anche a Vittorio Mangano. Nomi mai finiti nei verbali di Mannoia, ma segnati nel block notice del giudice, evidentemente perché ritenuti di interesse.
La storia dirà il perché quei nomi non erano affatto di poco conto. Ed è facile pensare che già allora i due magistrati avessero intenzione di andare a fondo su quei rapporti. È un dato ormai acquisito in svariate sentenze che per uccidere Borsellino vi fu un'accelerazione. Un'anomalia rispetto al solito operato di Cosa Nostra. Il collaboratore di giustizia Totò Cancemi, che ebbi modo di incontrare personalmente per un'intervista, spiegò in più occasioni che da giugno 1992 i discorsi su Borsellino divennero più pressanti e che lo stesso capo dei capi si era assunto la responsabilità di uccidere subito il giudice. Rina decide della strage di Borsellino. Che cosa, come avviene questa decisione, questa riunione? E quindi io mi ricordo il primo discorso che c'è stato, che lui aveva una certa premura, una certa urgenza, che si doveva compiere questa strage di Borsellino. Cosa disse lui? Mi ricordo che c'era mia presenza, in presenza di Biondino, Ganci e qualche altro, che c'era, diciamo, nelle prime parole, disse che questa cosa più presto possibile si deve fare, perché lui aveva fatto capire che aveva un'urgenza, un interesse veloce, come devo dire. Quindi poi ho sentito che il Ganci, diciamo, aveva la voce più piena, insomma, ha fatto qualche parolina, diciamo, di non di lamentela, di come devo dire, di riflessione, boh, non lo so, una cosa. La responsabilità è mia, ma la piglio io. Nell'agosto 2013, intercettato con il compagno di detenzione Alberto Lorusso, Totò Riina parlava della strage di Via D'Amelio e confermava l'impellenza di uccidere Borsellino, mentre nella sentenza di primo grado del processo trattativa Stato-mafia veniva indicato un suo ignoto interlocutore. Chi era? Aveva a che fare con quei soggetti di cui parlava Cancemi? Se Riina voleva colpire per fare un rumore, per fare una cosa, pigliava, dava ordine, se pigliava una macchina piena di esplosivo, andava a Cuccioria, sì, oppure o capo, e le persone sono così, ammazzava 200-300 persone. Invece no, lui è stato preso per la manina, guidato le cose che doveva fare. Lui ci interessava di colpire le persone che lui doveva colpire, che era guidato da persone fuori di Cosa Nostra. Torniamo al 1992. Dopo Capaci, Paolo Borsellino viene indicato come possibile procuratore nazionale antimafia. Una sovraesposizione che andrà di pari passo con l'isolamento subito dentro la procura di Palermo, tanto che il procuratore capo Pietro Giammanco non gli dirà dell'informativa in cui si dà atto che a Palermo è arrivato l'esplosivo per ucciderlo. Borsellino in quel periodo viene anche informato della trattativa. A confermarlo è la moglie Agnese Borsellino, che quando fu sentita dai magistrati raccontò importanti dettagli. Mi ha accennato qualcosa, che c'era una trattativa tra la mafia e lo Stato, ma che durava davvero un po' di tempo. Dopo la strage di Capaci si dice che c'era un colloquio tra la mafia e alcuni pezzi infedeli dello Stato. E questo discorso non si riesce a collocare nel tempo. All'incirca verso la metà di giugno mi dice che c'è questa contiguità tra mafia e pezzi degli altri dello Stato. T'ho visto la mafia in diretta e fra tante cose mi hanno riferito che il generale Suprani si è punciuto. Però io non ho chiesto chi te l'ha detto, ma lui l'ha detto in maniera non serena, ma certa. E quando gliel'hanno detto, addirittura dice che ha avuto colante di gomito, perché per lui l'arma e chi la compone, chi ne fa parte, era sacra e intoccabile. Questo dunque era lo stato d'animo di Paolo Borsellino nei giorni antecedenti la propria morte. Probabilmente a turbarlo anche le dichiarazioni raccolte da collaboratori di giustizia. Il 1 luglio 1992 inizia ad interrogare Gaspare Mutolo, che gli parla di soggetti istituzionali come il giudice Signorino e Bruno Contrada. E sempre in quel periodo raccoglie anche le dichiarazioni di Leonardo Messina,
boss di San Cataldo, vicino al clan di Piddu Madonia. Mi colpisce molto, è un dato ovviamente processuale, quello che Leonardo Messina, collaboratore della Prima Ora, che tra l'altro ha iniziato a collaborare con Paolo Borsellino, perché a giugno fu interrogato già da Paolo Borsellino, parlando delle riunioni di Enna, ad esempio, riferisce sconvolto, e lo mette a verbale nel dicembre 92, quindi siamo praticamente un anno dopo rispetto alle riunioni di Enna, che in quelle riunioni i rappresentanti di Cosa Nostra, e Salvatore Riina in particolare, aveva detto che bisognava trasformare la mafia in Stato. La frase che lui riporta è: la mafia diventerà Stato. Temi che avrebbe affrontato con Borsellino anche fuori interrogatorio. Lei che cosa ha detto eventualmente al dottor Borsellino fuori verbale? Perché le sto facendo questa domanda, e l'ho fatta questa domanda anche con riferimento ad alcuni fatti specifici che lei ha dichiarato in altri processi e anche oggi. Le riunioni di Enna, i progetti politici, la decisione di uccidere il dottor Falcone, il ruolo della massoneria, i rapporti tra uomini d'onore e la massoneria. Dato il personaggio che avevo davanti, io ho parlato delle cose più forti che potevo parlare, di quello che sapevo delle riunioni, della strategia, della politica, quello che avevo da parlare ho parlato al dottore Borsellino, okay. Anche così, fuori da interrogatorio. Okay. L'agenda rossa, incredibilmente scomparsa in quel tragico 19 luglio, poteva contenere tutto questo. Ecco perché doveva sparire dalla circolazione. E pochi minuti dopo il delitto, è questo il primo vero atto di depistaggio. E poi nota la storia del ritrovamento della fotografia in cui l'allora capitano del nucleo operativo provinciale dei Carabinieri di Palermo, Giovanni Arcangioli, viene immortalato nell'atto di allontanarsi dal luogo della strage, in direzione via dell'Autonomia Siciliana, con in mano proprio la borsa del magistrato. Fu aperta un'inchiesta. Arcangioli fu indagato per il furto dell'agenda rossa e poi assolto per non aver commesso il fatto, nonostante successivamente furono rinvenute anche le immagini video. Quel che è certo è che in quel pomeriggio la borsa di Borsellino venne vista da più persone. Ci sono le molteplici e discordanti dichiarazioni del giudice Giuseppe Ayala, quelle dell'agente di scorta Rosario Farinella, del giornalista Felice Cavallaro e dell'ispettore Francesco Paolo Maggi. Quest'ultimo ritrovò la borsa all'interno dell'auto del giudice e successivamente la portò in questura. Fu restituita alla famiglia Borsellino assieme agli oggetti rinvenuti all'interno, ma dell'agenda rossa non vi era traccia. Arnaldo Labarbera, morto nel 2002, che era alla guida del gruppo investigativo all'indomani della strage di Via D'Amelio, di fronte alle proteste di Lucia Borsellino, si limitò a replicare che si trattava di farneticazioni. Eppure di quel documento avevano parlato anche Antonino Caponnetto ed altri magistrati già dopo il delitto. È emerso dopo anni che Labarbera, prima di essere nominato capo della squadra mobile a Palermo, era stato per un periodo al soldo dei servizi segreti con il nome in codice Rutilius. E proprio lui, nella sentenza del Borsellino Quater, viene indicato tra i fautori del depistaggio, più grande della storia, secondo la Corte, sulle indagini della strage. I servizi segreti, la loro presenza in Via D'Amelio è una costante. In quel maledetto 19 luglio 1992, sedicenti 007 sarebbero stati avvistati sul luogo della strage ancora prima delle forze di polizia, totalmente indifferente ai feriti e ai cadaveri. Diversi elementi metteranno in evidenza come la mafia ha certamente seguito materialmente una parte della strage, ma non era sola. Un dato che mi fu confermato sempre da Cancemi, parlando del ruolo nelle stragi di Salvatore Biondino. Quindi la figura di Biondino, Riina? La figura di Biondino era importantissima. La figura di Biondino è stata sempre sottovalutata da tutti. Attenzione, Biondino aveva rapporti con persone importantissime, pure se giovane di età. Biondino aveva degli agganci che voi non nemmeno... Altissimo livello Biondino. Quindi naturalmente sono di Riina e sono di Provenzano. Di Provenzano, di tutte e due. Certo. Attenzione. A livello politico, a livello istituzionale. A livello di tutto.
non era conosciuto, diciamo, nelle forze dell'ordine, della giustizia, non era conosciuto, era uno pulito, incensurato, pulito, quindi poi questi spostamenti... Era anche uno feroce, spietato abbastanza. Sì, sì. Il biondino Salvatore, perché i stragi che l'ha organizzato. Certo, sì, quella le stragi che l'ha organizzato. Sì, lui. Quella lui. Di Capaci è anche brusca, quella di Via D'Amelio. Sì, ma l'organizzatore proprio è stato lui. La mente, diciamo. Sì, la mente. Di fronte alla mia curiosità su questo personaggio, mi fece spegnere il registratore. Mi disse che Biondino era un uomo d'onore, ma anche uomo dei servizi segreti. Un pezzo di Stato infiltrato nella casa di Riina. Una figura che, qualora decidesse di collaborare con la giustizia, farebbe crollare tutta l'Italia. Ma torniamo a Via D'Amelio. Di mandanti e concorrenti esterni ha parlato Gaspare Spatuzza, reo confesso della strage, il quale ha rivelato che alle operazioni di caricamento dell'esplosivo nel garage di Villa Cevallos a Palermo aveva partecipato un soggetto esterno a Cosa Nostra. Senza spiegazioni è ancora oggi anche l'intercettazione del colloquio tra il pentito Mario Santo Di Matteo e la moglie Francesca Castellese. Quando il collaboratore Mario Santo Di Matteo comincia a collaborare, parla della strage di Capaci e anticipa che dirà delle cose importanti sulla strage Via D'Amelio. A quel punto rapiscono il figlio Giuseppe. La DIA registra una conversazione drammatica tra la madre di Giuseppe e il marito di Matteo. E la donna dice al marito: hai capito perché hanno rapito Giuseppe? Abbiamo un altro figlio. Non parlare mai degli infiltrati della polizia nella strage. Dopo anni di inchieste, processi e revisioni di condanne sappiamo molto, ma non ancora tutto. Sappiamo che qualcuno ha spinto gli investigatori ad imboccare la strada del picciotto della guadagna, Vincenzo Scarantino. Una pista viene indicata in seno a quei servizi di sicurezza, che già il giorno dopo la strage furono coinvolti direttamente dal procuratore capo di Caltanissetta, Gianni Tinebra. Fu lui a chiedere aiuto per le indagini all'ex numero 2 del SISDE, Bruno Contrada. E pesano come macigni le note che lo stesso servizio segreto civile diffuse proprio nelle prime fasi delle indagini. Misteri su misteri. Le sentenze hanno stabilito che il falso pentito di Via D'Amelio, Vincenzo Scarantino, è stato indotto a mentire. Le sue dichiarazioni fecero condannare all'ergastolo innocenti, poi scagionati. C'è un ma che non può essere dimenticato. Nel suo racconto sono stati inseriti anche inquietanti elementi di verità. Insomma, la questione Scarantino non è affatto semplice. Fermo restando che le criticità che lo hanno riguardato non si possono negare. Oggi la ricerca della verità sulla strage potrà essere raggiunta solo quando verrà dato un volto a quei soggetti appartenenti a settori dello Stato deviato, dei servizi segreti, dell'alta finanza e dei poteri occulti, uomini e donne che non solo possono aver sollecitato l'esecuzione dell'attentato, ma che possono aver concorso allo stesso con un ruolo di primo piano. Si è trattato di stragi terroristico-eversive che attraverso l'uso del tritolo, delle bombe, si è voluto seminare paura, si è voluto addirittura colpire lo Stato nel suo cuore e cercare di indebolire la compagine governativa che deteneva il potere, questo nel 1993. E quelle stragi misero in pericolo la nostra democrazia. Guardando a recenti sentenze come quella di Cassazione sulla trattativa Stato-mafia, come ha scritto Saverio Lodato, la sensazione è che Stato non mangia Stato. E quando vi sono magistrati come Nino Di Matteo che cercano, si avvicinano o addirittura trovano la verità, ecco che immediatamente vengono condannati a morte da quella mafia presunta che si vuole vendicare ma che in realtà viene eterodiretta, come fu per Paolo Borsellino. Perché non dimentichiamo che per quel suo spingersi oltre, Di Matteo, come rivelato dal collaboratore di giustizia Vito Galatolo, è stato condannato a morte da Matteo Messina Denaro a fine 2012 per conto di amici romani. Una condanna a morte ancora più spinta dalle parole del capo dei capi della mafia, Totò Riina. Thank you.
questi anni nel mirino dei sistemi criminali sono finiti anche il magistrato Roberto Scarpinato, oggi senatore, il procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, e il procuratore aggiunto di Firenze, Luca Tescaroli. Nel settembre 2014 qualcuno entrò nell'ufficio dell'allora procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, lasciando sulla scrivania un'inquietante lettera di minaccia. Lei sta esorbitando dai suoi compiti e dal suo ruolo, era scritto nella missiva. Appena 20 giorni dopo venne scoperta una parola, accura, scritta sulla polvere della porta di fronte all'anticamera della stanza del procuratore generale Scarpinato. In quel periodo venivano effettuati accertamenti sulle visite in carcere di alcuni agenti dei servizi segreti a boss detenuti. Di recente, davanti alla procura di Reggio Calabria, è stata ritrovata una cartuccia con 57 proiettili. E a Firenze era scattato un allarme bomba, per fortuna immediatamente rientrato, dopo il ritrovamento di una scatola metallica sospetta con dei fili elettrici che fuoriuscivano all'esterno. Non solo magistrati. Obiettivi sono anche i collaboratori di giustizia, senza i quali oggi non avremmo saputo nulla di quelle inquietanti verità che si nascondono dietro a stragi e delitti eccellenti. Gaspare Spatuzza ed Antonino Giuffrè, non due nomi a caso. Lo scalano mi indica dove aver trovato io il bar Done, quindi mi incammino a piedi per andare in questo bar, diciamo. E lì davanti noto il Giuseppe Graviano. Effettivamente aveva un atteggiamento abbastanza gioioso, quindi mi invita ad entrare all'interno di questo bar. Mi riferisce che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo. Quindi... E vengono fatte il nome di due soggetti, di Berlusconi, e qui gli venne a dire a Graviano se era quello del Canale 5. Sì. Graviano mi disse che era quello del Canale 5. Aggiungendo che tra cui c'è di mezzo un nostro compaesano, sì, dell'Utri. Grazie alla serietà di queste persone ci avevamo messo praticamente noi il paese nelle mani. Giuffrè parlò anche dell'appoggio di Cosa Nostra a Forza Italia, alle politiche del 1994, e riferì di sondaggi e tastate di polso esterne a Cosa Nostra per porre in essere le stragi. Recentemente l'Istituto dei collaboratori di giustizia è stato svilito in più modi. Il servizio di protezione, come denunciato da diversi addetti ai lavori, presenta delle inquietanti falle ed è intervenuta nel frattempo anche la nuova normativa sull'ergastolo ostativo, con i boss che possono uscire dal carcere o ottenere benefici anche senza dover collaborare con la giustizia. Anche così si tradisce l'idea di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Negli anni delle stragi, la battaglia contro il 41 bis era stata avviata a colpi di bombe. Ed anche nel papello, così come raccontato da vari collaboratori di giustizia, il carcere duro era uno dei punti che andavano aboliti assieme all'ergastolo e la predisposizione di una nuova legge sui pentiti. Negli anni l'insofferenza dei boss contro il regime carcerario si è fatta sempre più insistente. Dalla lettera proclama di Leo Luca Bagarella, che accusava i politici di non aver mantenuto le promesse, agli striscioni durante le partite di calcio. I ricorsi contro l'applicazione del carcere duro sono state continue. Ci sono stati anche casi discussi, come quello di Bernardo Provenzano, che era gravemente malato. E non si dimenticano le parole del figlio, Angelo Provenzano, intervistato nel 2012. Nel chiedere le cure per il padre, detenuto al 41 bis, lanciava un'inquietante minaccia. Qualcuno abbia il coraggio di istituire la pena di morte, anche ad personam. Ma che ci si prenda, cioè che chi fa questo prenda anche le sue responsabilità. Violenza genera violenza, quindi che cosa dobbiamo fare? Un altro punto del papello è quello della dissociazione. Importanti capomafia hanno scelto quella via nel tentativo di ottenere vantaggi, senza dover accusare nessuno. Una strada percorsa da Filippo Graviano, non dal fratello Giuseppe, che sul 41 bis conduce una propria battaglia.
Ma è normale che siamo male a 41 bis. Io non piango, io non faccio la vittima mai niente, forse non mi sono spiegato. Io lotto con le cose giuste che mi permette la legge. Quindi io quando trovo l'occasione, ho i 41, ho 4 bis, ho il gastolo, io cerco di filare, chiunque si trovasse nelle mie condizioni ha la possibilità o essere inizio e tendenza di infilarsi in questa situazione, cioè di portare a compimento questa situazione. Questi soggetti politici, visto che erano un po' più garantisti a suo dire, invece, per non consegnare i soldi di mio nonno o mantenere l'impegno a partire da mio nonno, hanno fatto leggi ingiuste, vergognose, che siamo criticate da tutte, queste leggi vergognose, e l'Italia non fa altro che prende sempre multe a Corte Europea. Perché? Per me far uscire a me da carcere, perché ormai sono rimasto io solo che sono a conoscenza di questa situazione. Graviano parla di patti e trattative, un vaso di Pandora che per la prima volta era stato aperto durante il processo Borsellino Ter da Giovanni Brusca. L'argomento era a quattro occhi tra me e Salvatore Rino, non c'era nessuno presente. E lui mi dice, si sono fatti sotto, e mi fa l'espressione, dice, gli ho fatto una richiesta, gli ho fatto un papello così, tutte le richieste. In attesa pensavo, se ormai la strada è aperta, la cosa continuerà. Ed è sempre nel Borsellino Ter, processo istruito e condotto dal pubblico ministero Nino Di Matteo e dalla dottoressa Anna Maria Palma, che venne riferito da Cancemi che Riina citava Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri come soggetti da appoggiare. A me Riina Salvatore mi mandò a cercare e mi disse queste parole. Cito Tucci, ti devo chiedere una cortesia, ci devi dire a Vittorio Mangano e quella situazione di Dell'Utri e Berlusconi, dice, ci dice che si mette da parte perché dice questo è un bene per tutta Cosa Nostra. La procura di Caltanissetta indagò in passato per poi archiviare su Alfa e Beta Berlusconi e Dell'Utri, quegli stessi soggetti che dal 2017 sono stati nuovamente iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Firenze per concorso nelle stragi del 1993. Siamo nel 2023, sulle stragi, i fatti ed i misfatti di quella stagione. Le indagini con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia sono ancora in corso. A Reggio Calabria il processo 'Ndrangheta stragista ha dimostrato come Cosa Nostra non fosse sola nella realizzazione del progetto di attacco allo Stato e ha offerto importanti spunti investigativi. Nei discorsi che faceva con Adi Nolfi parlava dell'Italia e di dinamiche politiche di questa nazione, rimproverando a una persona ben precisa di non essere stata ai patti. Volete che vi ripeta un'altra volta il nome di questa persona? O lo vuole ripetere Graviano, vuol dire intervenendo nel corso di questo dibattimento per l'ennesima volta? Ha detto questa persona si chiama Silvio Berlusconi. Anche a Caltanissetta è aperto il fascicolo sui mandanti e concorrenti esterni con approfondimenti richiesti dalla giudice per le indagini preliminari Graziella Luparello. A Palermo è stato arrestato Matteo Messina Denaro e si indaga sulle complicità altre ed alte che lo stesso aveva con ambienti della politica, dell'imprenditoria e della massoneria che lo hanno garantito in 30 anni di latitanza. Silvio Berlusconi nel frattempo è deceduto. Nel paese in cui lo Stato mafia viene legittimato da sempre, abbiamo assistito a funerali di Stato e al lutto nazionale di un uomo che versava cospicue somme a Cosa Nostra, mentre la stessa portava a compimento i delitti più efferati. Vi chiediamo per la città di Palermo, signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, meno ce n'è. Amore, mai seite! Tuttavia, anche in uno Stato che a volte sembra traditore, fascista, negazionista e criminale, resta comunque la speranza di cui parlava Borsellino. La certezza di un'Italia onesta, fatta di giovani, di lavoratori e lavoratrici, uomini e donne che credono nella forza di un cambiamento possibile e nella nostra amata Costituzione.
Insomma, il nostro paese, l'Italia, del quale siamo tutti innamorati, sarà davvero libero, ma libero davvero, quando trionferà la verità su tutte le stragi che lo hanno insanguinato dal 1947 ad oggi. Finché non verrà fatta luce sulla verità, questo bellissimo paese brancolerà nel buio e non sarà mai una vera democrazia.